Grazie davvero a Gianfranco perché è stato delizioso nel collaborare all'organizzazione dell'evento. Allora, sono Amarita Vizzari, una docente di lettere, che in questa situazione è stata chiamata da Simone per qualcosa di diverso rispetto al mio solito, per cui spero di non deludere la sua fiducia. Una presentazione dell'autore non ha bisogno di presentazioni. In estrema sintesi è un avvocato esperto in diritti d'autore. È come tale, l'ho conosciuto in eventi importanti sul digitale, perché ovviamente il problema dei diritti d'autore, quando si condividono contenuti creati in classe, è molto importante. Simone come professionista ha una caratteristica che appartiene a pochi, è abituato a condividere i materiali dei suoi eventi. Non è geloso, non è di quelli che dicono mi invitate, mi pagate e io do soltanto a voi i materiali. Lui condivide apertamente. Ha scritto diversi libri sull'argomento, però questo è diverso rispetto ai soliti. Cronache dalla radura, riflessioni ed esperienze sulla complessità delle relazioni di coppia. È un argomento abbastanza scottante, io sono abbastanza agitata all'idea di dover contribuire nella sua trattazione. È un'interessante novità, il suo libro alterna la narrazione di situazioni a lui note, lui lo dice, sono degli amici che hanno condiviso con me determinate esperienze, a riflessioni supportate da una teoria forte che viene anche documentata con una bibliografia. Posso dire che il suo ebook l'ho fagocitato in una cuccetta della nave Tirrenia. L'ho divorato perché effettivamente è molto snello. Simone sa scrivere indubbiamente e nonostante ci siano delle parti con riflessioni e citazioni che possono in genere scoraggiare una lettura fluente, è stato veramente fagocitabile. Allora, Simone ha sfatato alcuni stereotipi sugli uomini. Personalmente ne ho molti, sono infarcita di stereotipi sugli uomini. Simone è contro gli stereotipi. E il primo che ha sfatato è quello che l'uomo non sia capace di mettere a riflettere sulle relazioni. È vero. Ed è vero che c'è questo luogo comune. Confermo. Grazie. La prima domanda, dopodiché cedo la parola a Simone, interverrò soltanto per rapide domande. Quella della radura è una metafora che si contrappone alla metafora del castello. Ce ne parli? Allora, Cronache della radura deriva appunto dalla metafora che regge un po' tutto il libro ed è una metafora che, lo ammetto molto, molto onestamente, non è di mia invenzione, è utilizzata nella letteratura psicologica, sociologica, per come dire, rappresentare da un lato la propria area di comfort e dall'altro lato invece tutte quelle situazioni che ti mettono alla prova e ti obbligano a metterti in gioco. Quindi nel mondo delle relazioni, che poi è il tema del libro, il castello è la propria area di comfort, cioè quell'area di comfort che siamo costruiti, che in cui la nostra personalità si esprime con massima confidenza. La radura è invece tutto ciò che sta fuori dal castello e che costringe il castellano, colui che è stato abituato alla vita di corte, quindi anche in un certo senso agiata, e dove tutti sono suoi cortigiani, lo costringe invece ad uscire, a mettersi, come dire, il mantello e portarsi una bisaccia con le provviste e ad avventurarsi in mezzo alla radura, appunto, dove si può incontrare qualsiasi tipo di, fare qualsiasi tipo di incontro. Però, secondo appunto quello che io cerco di sostenere nel libro, è solo nella radura che troviamo le relazioni reali, le relazioni appaganti, le relazioni che io spesso nel libro chiamo autentiche. Perché è una relazione costruita all'interno del proprio castello, cioè facendo semplicemente entrare un forestiero o una forestiera nel proprio castello e poi cercando di adattarla alla nostra vita, ai nostri usi e costumi, non avremo una vera relazione, ma avremo semplicemente un altro cortigiano che si è adattato alla nostra vita di corte. Ok, quindi la relazione sarebbe sicuramente viziata da un approccio, possiamo dire, un po' egocentrico, narcisistico da parte di colui che è il padrone del castello. E dall'altra parte ci sarà una persona che si adatta a questi usi e costumi che non gli appartengono, ma che per convenienza o per, a volte anche semplicemente per amore, accetta.
Quindi il filo conduttore del libro è quello delle relazioni autentiche, e cioè del fatto che, arrivati a un certo punto ad aver costruito il proprio castello, ci accorgiamo che la vita del nostro castello non ci appaga più, ci annoia, capiamo che non è la vera vita, e quindi per fare il passo verso una vera vita e quindi una relazione autentica dobbiamo prendere, uscire dal castello e quindi metterci in gioco e affrontare una serie di incognite, perché il castello è conosciuto, ci siamo cresciuti dentro, addirittura l'abbiamo arredato e costruito a nostra immagine. La radura invece è piena di sorprese, a volte anche sgradevoli e spiacevoli, e le cronache della radura sono le storie che in parte sono mie, perché in alcuni casi lo dico che sono, parlo prima persona, quindi sono storie mie, altre sono di amici, amiche, conoscenti, gente che ho conosciuto sui social, che a volte così si sono sfogati, mi hanno raccontato un po' le loro storie. E ovviamente, avendo io cambiato poi i nomi, i cognomi, le location, per cercare di rispettare anche un po' la riservatezza, ho raccontato nel quarto capitolo. E sono tutte storie di persone che sono o uscite nella radura e sono inciampate, hanno incontrato qualcosa che non si aspettavano, oppure persone che hanno fatto di tutto per non uscire nella radura, per rimanere nel loro castello e cercare di portare, di attirare qualche malcapitato a fare la vita del cortigiano. E quindi sostanzialmente di relazioni che si sono un po' arenate o che si sono sabotate. Per questo il tema è la complessità delle relazioni di coppia. Quindi parto dal presupposto che le relazioni di coppia siano un bel casino, che siano una cosa complessa. Se uno ha l'approccio per cui ma intanto prima o poi le cose vanno a posto da sole, cioè, io ammiro quelli che hanno questa positività e questo ottimismo verso le relazioni, ma allora questo assolutamente non è il libro fatto per loro, perché io parto dal presupposto che sia una gran complicazione, un gran casino. Allora da lì cerchiamo di, in un certo senso, argomentare questa complessità senza dare soluzione. Io non ho la pretesa, non sono il Morelli della situazione che compra il mio manuale così saprai come essere felice, ma anzi uno legge, molte persone che hanno letto questo manuale, non so, la Marita se tu me lo confermi, alcune mi hanno detto addirittura che hanno avuto anche dei momenti di maggior tristezza, perché ci sono dei passaggi che ti vanno a toccare delle parti che avevi magari, come sì, dire, un po' lasciato. Quindi uno che legge questo libro non è che ha una lettura sempre allegra, ma solleva delle riflessioni, e magari oggi in questa ora insieme cerchiamo di anticiparne qualcuna, e confido anche da parte vostra, cioè sulla base di quello che diciamo noi, qualcuno abbia voglia di aggiungere elementi anche senza aver letto il libro. Sì. Grazie Simone. Mi è piaciuto il passaggio in cui parli dell'effetto di salame sugli occhi, del non accorgersi, accecati dall'amore verso una persona, che si tratta di una relazione disfunzionale. La domanda è: che cosa ci porta ad andare avanti imperterriti in situazioni tossiche? Per quello che hai potuto vedere tu. Ecco, esatto, bravo. Stavo proprio a fare questa premessa. Sì, io, certo, non sono né uno psicologo né un terapeuta, quindi non ho, certo, come dico, la pretesa di dare delle soluzioni. Sì. Però sappiamo tutti che, almeno a tutti sarà capitato almeno una volta nella vita, di trovarsi in una di quelle relazioni per cui tutti gli amici, i parenti ti dicono: ma guarda che stai facendo una cosa che è meglio lasciar perdere, guarda che questa persona non va bene per te, guarda che ti stai snaturando, ti stai svilendo, eppure vai avanti montando questi occhiali. Io li ho chiamati, il paragrafo si chiama occhiali al salame, cioè i famosi occhiali con al posto delle lenti i fetti di negroni tagliato abbastanza spesso, che però tutti in qualche modo abbiamo indossato, chi più chi meno. Io ammetto che nonostante abbia fatto il laser agli occhi, ho tolto gli occhiali, quelli da vista, però gli occhiali al salame più o meno nel taschino ce li ho sempre e li porto sempre con me, perché ogni tanto la tentazione di indossarli viene. Perché lo si fa? Ripeto, è una risposta a cui dovrebbero forse rispondere gli psicologi, e per cui anche gli psicologi non avrebbero una risposta generale, ma dovrebbero, diciamo, calibrarla sul singolo caso. Però le questioni sono, le questioni che stanno sotto sono molte, cioè tendenzialmente tendiamo a cercare situazioni e relazioni che ci fanno sentire a nostro agio, anche se questo a nostro agio è basato su meccanismi disfunzionali, cioè ripercorriamo dei meccanismi magari ereditati dalla nostra famiglia di provenienza, per cui siamo attirati da persone che palesemente non vanno bene per noi, non ci renderanno felici, però siamo, come dire, talmente lanciati verso la meta
per cui preferiamo indossare queste chiavi al salame e proseguire ancora in questa relazione finché arrivi il crollo, quello proprio definitivo, per cui anche l'occhiale deve essere in un certo senso tolto e si deve guardare la realtà. Vedo che tutti fanno così con la testa, quindi vuol dire che vedete che abbiamo già toccato il tasto dolente. Se volete già aggiungere punti di vista o racconti, siamo qua. Non siate timidi, nessuno. Io ho portato occhiali al salame probabilmente li porto ancora adesso. Nelle relazioni più che nel lavoro, nel mondo del lavoro sono molto più cinico, fra virgolette, ma allo stesso tempo anche più obiettivo. Sì, è giusto così. Nelle relazioni, ahimè. Ahimè, anch'io ogni tanto mi munisco di occhiali al salame. Bene. Questa era l'ultima domanda, ma te la faccio adesso. Che cosa vuoi che ti chieda per farti fare una figura da splendido? Ah, ma era vera quindi questa domanda? La prima, quando ci siamo trovati qua, abbiamo fatto l'elenco delle domande e lei alla fine mi ha detto questa, però che forse è una battuta per dirle. No, niente, non devi chiedere nulla, nel senso... È più facile farmi fare la figura da splendido se parlassi all'altro Aliprandi, quello che fa i delibri sul diritto d'autore, che ha, 10 anni che fa questa attività, ha raggiunto un certo riconoscimento e quindi vabbè, è più facile. Qua mi sono anche un po' esposto, quindi in realtà avevo anche paura a scrivere un libro del genere, perché alcuni potrebbero leggerlo, e infatti lo dico anche nella postfazione, cioè, ma Aliprandi si è bruciato, a furia di scrivere il libro sul diritto d'autore, a un certo punto gli si è bruciato un pezzo di cervello e adesso si è messo a scrivere, adesso si dà il tono di autore saggista che vuole scrivere di un argomento che non è il suo, che in realtà non è vero come il mio, nel senso che il tema delle relazioni tocca più o meno tutti. Chi abbia o meno competenze per scrivere un libro sulle relazioni sarebbe tutto da valutare, perché non credo che sia necessario avere appunto una laurea e una scuola di specializzazione in psicoterapia della famiglia per parlare di relazioni di coppia. Tra l'altro tu mi hai presentato come avvocato, ma io ho anche quell'altra anima di dottorato di ricerca in materia sociologica. Io ho fatto un dottorato di ricerca in società di informazione, in cui quindi l'approccio era più da scienze sociali che da forma mentis giuridica. Sì, esatto, infatti la parte più saggistica, che sono i due capitoli, il secondo e il terzo, in cui cito gli autori, l'approccio è proprio quello di un saggio in cui mi sono documentato su delle fonti che ho ritenuto interessanti. Non c'è il manuale, come invece per il diritto civile ci sono quei 3 o 4 manuali che se li citi vai a botta sicura, perché nessuno direbbe mai che quelle teorie non sono solide. Nel campo delle relazioni, a seconda del punto di vista, della scuola di pensiero, del periodo storico, come scrivo nel libro, c'è un capitolo sulla parte diacronica delle relazioni, come venissero percepiti in modo diverso certi problemi solamente 30 anni, 40 anni fa, all'epoca dei nostri genitori, e come sono percepiti diversi adesso. Quindi davvero è un tema in cui è difficile dare delle indicazioni nette. L'obiettivo mio del libro era quello di quantomeno mettere a fuoco le problematiche, quantomeno mettere a fuoco quali sono appunto i punti di complessità della relazione di coppia intesa in senso contemporaneo del giorno d'oggi, quindi anche con la parte social media, contatti legati al virtuale. Ed è un libro basato su riflessioni ed esperienze, quindi non c'è una ricerca della verità assoluta, ma semplicemente il raccontare un punto di vista basato su mie riflessioni personali ed esperienze mie e di altre persone che me le hanno condivise. Bene. Per essere una risposta a una domanda che non ti aspettavi ti avrei fatto, hai risposto in maniera fantastica. Cioè, non ho risposto, se ti sei accorta, però. No, ci ha dato, mi ricordo che sono un avvocato. Ci ha dato uno spaccato di quella che è la persona, lo spessore di Simone Aliprandi, al di là del professionista. E per contribuire sempre a questa visione generale, mi ha colpita la citazione da parte di Simone dell'intelligenza emotiva. Si parla tanto dell'intelligenza emotiva, importante anche nel mondo del lavoro. Non intendo interrogarti né farti domande professionali,
Però ecco, nel contesto, in contesto lavorativo, nell'ambito del personale, che cosa pensi dell'intelligenza emotiva? Allora, c'è un paragrafo nel libro in cui parlo appunto dell'intelligenza emotiva applicata al campo relazionale e di come appunto il campo relazionale sia un requisito fondamentale per il funzionamento delle relazioni. E l'ho provato sulla mia pelle quando ho avuto a che fare con persone che, diciamo, dal punto di vista professionale e accademico avevano un bel po' di, passami il termine, patenti di intelligenza, no? Lauree, master, dottorati, cose del genere. Poi, caspita, nel mondo delle relazioni perdevano i colpi, ma perdevano i colpi a dei livelli tali per cui ti chiedevi se fosse possibile da una persona di 35-40 anni ci potessero essere ancora certi tipi di ragionamenti o di sragionamenti, permettimi il termine, in un campo relazionale. Quindi persone magari realizzate ed estremamente riconosciute sul piano appunto professionale, intellettuale, accademico, che poi invece cadono miseramente sulla gestione delle relazioni. Ma perché? Perché anche quella è una competenza che deve essere sviluppata, allenata e anche ti deve essere stata probabilmente trasmessa in un'età in cui puoi ancora apprendere quel tipo di competenza. Più tardi è difficile, mentre i master si possono fare anche a 70 anni, in teoria. I corsi di specializzazione, i corsi di perfezionamento si possono fare. Nel campo delle relazioni c'è il rischio che appunto se uno non sviluppa un'intelligenza emotiva poi gli manchi questa competenza e lì ovviamente la citazione è quella del libro di Goleman, che è il massimo teorico della cosiddetta intelligenza emotiva. Io non ho fatto altro che appunto leggere questo libro, come credo molti di voi abbiano fatto, poi lui ne ha fatti altri, io l'ho applicato appunto al mondo delle relazioni, lui poi ne ha fatti altri in cui fa capire come sia importante questo requisito sia nel mondo del lavoro che nel mondo della vita privata e via dicendo. Però sì, ecco, l'ho provato sulla mia pelle come sia frustrante avere a che fare con delle persone che hanno un'intelligenza molto acuta e riconosciuta dal punto di vista appunto teorico, accademico e lavorativo, e poi manchino invece di quella, stavo per dire sensibilità, ma sensibilità siamo già su un piano ancora diverso, che è quello più emotivo, ma proprio dell'intelligenza emotiva, cioè del saper riconoscere l'intelligenza emotiva, appunto, è la capacità di riconoscere intellettualmente le emozioni proprie e degli altri e quindi farle funzionare in qualche modo. E ci sono persone che non ce l'hanno questa competenza, e puoi fargli leggere Goleman finché vuoi, ma non basta, ok? Bene. Così. Grazie. Sì, ecco. Sì. Bene. Allora, l'altra persona non può capire se è intelligente. Allora, l'intelligenza emotiva. Scusami, ecco. Ah, perché tu. Ah, ok, scusa, nell'altra direzione. Beh, allora, l'intelligenza emotiva è esattamente quello. Cioè, intelligenza, cioè saper leggere. Intelligenza è saper leggere tra le righe, no? Cioè, il saper leggere ciò che non è scritto. Questa è l'intelligenza, che trovate, definizione che trovate su Zingarelli, quindi a livello base. L'intelligenza emotiva è saper leggere le emozioni senza che l'altro ce le debba spiegare. E questo nelle relazioni di coppia, quindi dove insomma le due persone dovrebbero trovare anche una sintonia tale che li porti a costruire, insieme un nuovo castello e una famiglia e quindi avviare un futuro insieme, se manca è un problema. Poi ne conosco di coppie che hanno un rapporto un po' distaccato e riescono, anzi forse proprio per quello, riescono a far durare il rapporto di più della media, però secondo me si perdono tutta una parte interessante della relazione. Poi sì, cioè, la comunicazione è sicuramente una parte fondamentale, cioè è vero che l'altro deve in un certo senso attivare questa sua intelligenza emotiva, ma allo stesso tempo io non devo fare
il libro scritto in sanscrito apposta per mettere alla prova la sua intelligenza emotiva. Ok, no, questo, cioè, bisogna anche lasciarsi leggere, questo non c'è dubbio, non so se ho risposto, Sara. Non era questo che volevi dire, ribadisci, eh? Sì, cioè, era questo, ma... Se hai degli esempi concreti puoi farli. No, non ne hai. Il dubbio che in realtà, cioè, che sia un equilibrio veramente è molto, molto difficile da trovare. Ah no, non c'è dubbio. Perché in effetti, cioè, appunto, non lo so, quella famosa sintonia, cioè, l'intelligenza emotiva la puoi applicare su qualcosa. Su qualcuno che non ti dà figli non la puoi utilizzare. Ma perché nel momento in cui sono d'accordo. Se già mi dici su qualcuno che non ti dà figli, mi viene da pensare che probabilmente la relazione sia già finita da una parte. Perché la relazione comporta il relazionarsi. Se uno dei due ha già, come dire, alzato dei muri e si sottrae alla relazione, credo che la relazione è già finita. Capisco che per l'altro sia più doloroso riconoscerlo, perché se per l'altro non è finita, vedere questo muro e vedere che l'intelligenza emotiva che fino a quel momento aveva portato dei frutti, aveva funzionato, non arriva più a buon fine, e effettivamente forse bisogna chiedersi se non è dall'altra parte, se non è cambiato qualcosa dall'altra parte, cioè se non è dall'altra parte che sono stati elevati dei muri o elevate delle barriere per evitare che si entrasse in relazione, per evitare che si entrasse più in relazione. Non ti vedo molto convinta, fa niente. Tanto a casa non vedono la tua faccia nella registrazione, quindi facciamo finta che abbia fatto così con la testa. C'è una domanda. Sara è una di quelle che ha letto il libro e mi ha detto: mi è venuta un po' l'ansia quando l'ho letto. Posso dirlo, eh? Esatto. Io non ho letto il libro. E non ti è venuta ancora l'ansia? No, stasera. Avrei una perplessità rispetto al discorso che si stava facendo. Va bene l'intelligenza emotiva, come è un mito, però mi sembra che stiamo perdendo di vista un altro aspetto, nel senso che anche nelle migliori relazioni, due tipo, anche in amicizia, oltre che una relazione di coppia, aspettarsi, pensare e ragionare sul fatto che l'altra persona, pur conoscendoci, ci conosca così bene da poter leggerci nel pensiero, io uso sempre questa espressione, mi sembra uno schema mentale, quasi una distorsione cognitiva, perché nessuno può leggere nel nostro pensiero, neanche il mio fidanzato storico, il mio marito di sempre, la mia amica che mi conosce da quando sono piccola, mi sembra un po' troppo. No, ma infatti non era guarda, se poi leggi il paragrafo sull'intelligenza emotiva, assolutamente non volevo dire quello. Non dico quello, e capisco benissimo quello che stai dicendo, perché anzi, partire dal presupposto che il mio partner, la mia partner, debba necessariamente, è già un approccio narcisistico ed egocentrico, per cui nella direzione della disfunzione. Sì, certo. Da lì creo io la disfunzione, quindi la relazione non sarà, perché se io mi aspetto che l'altro mi legga nel pensiero, per quanto mi possa conoscere, ci sarà sicuramente un problema. Sì, no, non c'è dubbio. Ok, sì. Le nostre domande vengono dalla pancia, dal nostro pregresso in genere. Suscitano, come tu stesso hai detto, dei retropensieri anche. Allora, c'è qualche altra domanda? Le lasciamo alla fine, ma